L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Innanzitutto il terremoto, i 50 milioni stanziati dal governo in 3 anni sono pochi. I sindaci di Casamicciola e di Lacomeno scrivono quindi al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. E sempre sul fronte del terremoto, la Caritas diocesana ha bisogno ancora di volontari per l'assistenza alle famiglie vittime del sisma. Ascolteremo l'appello lanciato attraverso la nostra emittente da Don Gianfranco Del Neso. Ci sposteremo poi a Procida, mancano le strutture comunali per gli altri sport, ne parliamo con Andrea Barone che è presidente della Polisportiva Futura. Ci sono poi gli appuntamenti del calcio isolano del sabato, in campo sabato pomeriggio il Real Forio ed il Mondo Sport. Poi ancora parleremo di colesterolo con i consigli del dottor Carmine Barile. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo, dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile, senza rinunciare alla qualità. Ce l'ho! Dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco e anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa. Certo! E sempre aperto tutti i giorni. Naturalmente! Da lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13.30. Finalmente a Ischia il supermercato che non c'era. Adesso c'è! Se bon, selezione bontà, tutti i giorni. La ditta La Raspata porta nel tuo locale le brioche alla Magna per una colazione di qualità e tante grandi offerte. Cogli la nostra promozione speciale. Con l'acquisto di 3 cartoni di prodotti alla Magna riceverai in omaggio un cartone a scelta tra croissant plus crema o croissant plus albicocca. Promozione valida fino a disponibilità dell'omaggio. La colazione di qualità e le grandi offerte sono firmate La Raspata. La Raspata, gli specialisti del buono, sempre al tuo fianco. ABC Cartoleria, grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley, Seven ed Invicta. ABC, prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica. ABC, scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro. Vienici a trovare, siamo in via Iasolino, a Ischia Porto. ABC Cartoleria, la scuola da noi, costa meno. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione, poche vendite. Ma non conosci SincroPiù? SincroPiù? Sì, SincroPiù, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con SincroPiù il tuo sito vende di più. Vai subito su www.sincropiu.it.
Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana e azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Basta aspettarla da Napoli. La vera mozzarella di bufala adesso la produciamo a Ischia. Core e latte. A Barano, in via Vincenzo Di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi, tutte le prelibatezze del latte con la qualità che sposa la freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. Terremoto, Pascale e Castagna scrivono a Silvio Berlusconi. I sindaci di Lacomeno e Casamicciola chiedono al leader di Forza Italia di intervenire decisamente presso il governo. Pochi i 50 milioni previsti nella finanziaria. La Caritas diocesana cerca volontari. Don Gianfranco Del Neso lancia un appello. Abbiamo bisogno di aiuto nell'assistenza alle famiglie vittime del sisma del 21 agosto scorso. Procida, non c'è spazio per gli altri sport, mancano le strutture comunali, i giovani costretti a ricorrere alle palestre private. L'intervista ad Andrea Barone, presidente della Polisportiva Futura. Calcio, Forio e Mondo Sport in campo sabato pomeriggio, i biancoverdi in casa con il Savoia, esordi in campionato per mister in Pagliazzo, subentrata Flavio Leo. Colesterolo, il killer silenzioso delle arterie, come difenderci e come prevenire le malattie cardiovascolari. Consigli del dottor Carmine Barile. E dopo il telegiornale Procida ci vediamo al bar. A seguire lo speciale Ischia Dream Run. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Lutto a Forio, dopo una lunga malattia si è spenta Mena Amalfitano, attuale assessore della Giunta del Deo. La Amalfitano, da qualche anno in politica, aveva di fatto raccolto l'eredità del padre Ferdinando, compianto ex presidente della Pegaso. Da diverso tempo Mena aveva diradato la sua presenza nella politica attiva. Alla famiglia le condoglianze di Tele Ischia. I sindaci di Casamicciola e Lacomeno hanno scritto al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiedendo un intervento per la soluzione delle problematiche dei territori terremotati. Pascale e Castagna sottolineano le gravi pecche e mancanze della proposta della manovra finanziaria. 50 milioni, peraltro spalmati su 3 anni, sono pochi, afferma il sindaco di Lacomeno Pascale. Inoltre sono tante le cose non inserite nel decreto. Ascoltiamo. I sindaci di Lacomeno e di Casamicciola hanno scritto a Berlusconi a proposito del terremoto. Ne parliamo con il sindaco di Lacomeno, Giacomo Pascale, una lunga lettera dove chiedete che cosa? Niente, il presidente Berlusconi, come tutti sanno, quando è arrivato a Ischia ha voluto visitare i luoghi colpiti maggiormente dal sisma e ha dichiarato pubblicamente alla stampa che aspettava dai due sindaci del cratere di avere un elenco di cose desiderate dal territorio all'interno di questo problema del sisma. Noi ci siamo limitati a fare questa lettera, a chiedere l'intervento del Presidente per quanto attiene e le cose che non sono state inserite in questo decreto pubblicato la settimana scorsa e per quelle che sono le aspettative che l'isola di Ischia merita in relazione alla fase di ricostruzione. Per quanto riguarda le cose che non sono presenti nel decreto, cosa avete chiesto? Niente, noi innanzitutto questo decreto accogliamo con favore che è a valore retroattivo, ma comunque sospende le tasse fino alla sera del 19 di dicembre, quindi tenuto conto che il 19 dicembre è domani, ti renderai conto che c'è qualcosa che non va. Nello stesso tempo manca il pareggio di bilancio, cioè manca la previsione di ristorare i comuni per quanto riguarda le minori entrate pari a quelle derivanti dalle zone colpite, questi fanno saltare gli equilibri del comune. Manca quello che il ministro Minniti e il prefetto avevano garantito come assunzione di personale
a tempo determinato per l'emergenza dei due comuni di Lacquameno e Casamicciola, manca un ristoro per i dipendenti alberghieri che hanno perso il lavoro la notte del 21 agosto e quindi praticamente non si vedranno corrispondere la NASPI, manca anche un eventuale minimo contributo agli imprenditori che in 3 minuti hanno perso le loro aziende. Poi c'è di più, c'è la fase della ricostruzione dove pare che nella legge di bilancio siano appostati i primi 50 milioni ma spalmati su 3 annualità, cioè 10 milioni nell'annualità 2018, 20 2019 e 20 2020, capirai benissimo che è una cifra irrisoria e soprattutto per quello che viene appostato il primo anno la ricostruzione di fatto non parte. E l'isola d'Ischia di questo è molto preoccupato. Abbiamo necessità di interventi, di farci sentire per le norme di attuazione finalizzate alla ricostruzione oltre che alle risorse. Evidentemente tutto questo non c'è, questo ci spaventa, non è, abbiamo ancora tempo per farlo, ma abbiamo necessità che tutte le forze politiche si interessino di questo problema. Il Presidente Berlusconi ha dato la sua disponibilità ad occuparsene personalmente e attraverso i gruppi parlamentari di Forza Italia e quindi è alla stessa lettera che noi manderemo anche agli altri ministeri competenti, a partire dal Presidente della Giunta regionale, dal quale ci aspettiamo un supporto istituzionale a tali iniziative. Il prossimo step qual è? Il prossimo step è quello di avere incontro urgente col Presidente De Luca, già richiesto stamattina a nome di tutti e 6 sindaci, per andare a sottoporre queste questioni e fare in modo che lui, che è autorevole esponente politico e Presidente della Giunta regionale, possa farsi sentire nelle sedi opportune. Chiaramente De Luca non legifera in questo senso, ma per farsi sentire nelle sedi opportune per quello che l'isola d'Ischia rappresenta all'interno del panorama turistico e del PIL sia regionale che nazionale. Il 21 agosto il terremoto ha stravolto la vita di molte famiglie che improvvisamente si sono trovate senza avere più nulla. Da subito la Caritas diocesana si è mobilitata per aiutare chi era in difficoltà. Oggi, a più di 2 mesi dal sisma, l'attenzione però sembra scemare e Don Gianfranco Del Neso lancia un appello. Abbiamo ancora bisogno di manovalanza che ci aiuti nell'assistenza alle famiglie che si rivolgono a noi ogni giorno. Sentiamo. Sono passati più di 2 mesi dal terremoto del 21 agosto che ha sconvolto la vita di tante famiglie e continua incessante il lavoro della Caritas di Ischia per aiutare queste famiglie che ancora non hanno nulla. Sì, in effetti dal 21 di agosto si è attivata una macchina di solidarietà grazie al Centro Papa Francesco, anche al Palazzo del Cardinale della Vitrano. Sono questi due luoghi dove abbiamo iniziato a chiedere alla gente di poter portarci tutto quello che era necessario per le famiglie sfollate. Quindi sono diventati in effetti veri e propri depositi attualmente per conservare tutto quello che sono gli alimenti, vestiario, anche tutto quello che sono serve anche per quanto riguarda l'igiene intima e quindi anche saponi, eccetera. Come hanno risposto gli ischitani alla richiesta di aiutare le persone che hanno perso tutto nel terremoto? Ma non c'è stata una grandissima solidarietà da parte di tanti che hanno portato di tutto e ancora oggi anche associazioni che mettono a disposizione, hanno fatto veri e propri carichi di camion che sono venuti a scaricare dagli alimenti ai saponi. E poi c'è anche tanta abbiamo raccolto abbigliamento di tutti i tipi, sia per piccoli che per grandi, c'è una grande disponibilità sia a Ischia che a Forio di tutto questo. C'è stata tanta mobilitazione di tanta gente che veramente ha desiderato mettersi a disposizione, anche all'inizio soprattutto tanti volontari che sono venuti a darci una mano, e ora c'è una grande carenza però di volontari. In effetti siamo noi della Pastorale Giovanile e della Caritas che diamo una mano e anche le parrocchie, persone provenienti da diverse parrocchie che in maniera volontaria a turni ci diamo da fare. Facciamo un appello allora, non spegniamo l'attenzione sul terremoto, anzi chi può venire a contribuire prestando servizio, aiutando la Caritas. Sì, io faccio questo appello a quante persone possono darci una mano in qualche modo. Fino ad ora siamo rimasti in contatto sempre attraverso la pagina Facebook del Centro Papa Francesco, attraverso la pagina della Diocesi anche. Però c'è bisogno di manovalanza, c'è bisogno di chi venga lì non solo a dare un'esperienza di volontariato, ma è anche l'esperienza in sé, si è creata una famiglia proprio vera e propria. Con la pastorale giovanile stiamo lavorando dei progetti sia per l'alternanza scuola-lavoro che vogliamo proporre poi alle scuole per far sì che anche i giovani delle scuole possano venire al centro sia a Ischia che a Forio a dare una mano in maniera volontaria, quindi sia anche per la formazione, tutto quello che poi va all'interno del progetto dell'alternanza scuola-lavoro.
Martedì prossimo alle ore 10 presso la zona del Capitello a Lacco Ameno ci sarà una manifestazione di protesta organizzata dalle popolazioni colpite dal terremoto insieme ai sindaci e ai rappresentanti politici dell'intera isola per chiedere la risoluzione di tutte le problematiche connesse al terremoto. Tra i principali problemi l'adozione di norme certe e celeri per la ricostruzione delle case e per la ripresa immediata delle attività produttive ed ancora la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, l'immediata erogazione delle somme riguardanti il contributo di autonoma sistemazione, gli interventi economici integrativi a favore dei lavoratori senza ormai impiego a causa del sisma, la sospensione dei pagamenti delle utenze per gli edifici pubblici e privati e la sospensione delle imposte per l'intera popolazione isolana. Il rilancio dell'isola d'Ischia riparte dalla rinascita di Casamicciola e Lacco Ameno, si legge nell'appello a partecipare che è rivolto a tutta la cittadinanza e alle associazioni isolane. Non mancate e facciamo sentire tutti insieme la forza dell'isola d'Ischia. Ad aprile scorso la Giunta Comunale di Ischia aveva approvato il progetto definitivo per i lavori di adeguamento funzionale e l'ampliamento del plesso scolastico Onofrio Buonocore di Carta Romana da effettuare con un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. I lavori prevedevano l'ampliamento del padiglione 3 per una nuova e migliore allocazione degli spazi da destinare ad uffici amministrativi. Inoltre il progetto prevedeva anche l'ampliamento e la modifica del padiglione 2 in modo da allocare le due sezioni delle scuole dell'infanzia che oggi si trovano invece in una struttura non comunale. La Cassa Depositi e Prestiti ha però richiesto all'amministrazione comunale di modificare il quadro economico del progetto, quindi l'ufficio tecnico si è attivato e ha così rimodulato il quadro economico che in questi giorni è stato approvato dalla Giunta. Se questa volta arriverà il nulla osta della Cassa Depositi e Prestiti, in breve tempo si dovrebbe passare quindi alla fase esecutiva. La stagione turistica 2017 è stata segnata, come sappiamo tutti, dal terremoto del 21 agosto, ma secondo i dati di Federalberghi, anche prima del sisma, le presenze erano in calo rispetto all'anno precedente. Un trend confermato con qualche eccezione anche dai commercianti ischitani. Vediamo il servizio. In questi giorni sono usciti i dati della Federalberghi. Un flusso turistico, quello di Ischia, in calo rispetto agli anni precedenti e non solo a seguito del terremoto, anche precedentemente. Voi avete riscontrato questo? No, anzi, abbiamo fatto un inizio di stagione migliore, erano anni che non si lavorava in questo modo. Certo, dopo il terremoto abbiamo avuto un calo e poi noi a Ischia Ponte, te l'ho detto, il traffico chiuso ci impedisce di lavorare con il paesano quando non c'è il turista. Noi isolani siamo abituati a trovarci scuse su ogni cosa. Quest'anno è successo questo, l'anno scorso è successo quest'altra cosa e sempre ce la prendiamo con le presenze, con le persone che non spendono. Io sono pienamente d'accordo, però basta alibi. Rimbocchiamoci un attimo le maniche e vediamo un po' quello che dobbiamo fare, diciamo riuniamoci, facciamo un attimo un'assemblea per capire dove poter andare a mettere, non mani, andare a mettere il nostro appoggio e il nostro aiuto. Le attività commerciali sicuramente hanno riscontrato questo problema, e c'è stato un forte calo proprio a ridosso del terremoto, quindi le prime settimane, le prime due settimane, un poco è stato poi mitigato dalle presenze dei turisti stranieri soprattutto, quelli che sono di meno sono i turisti italiani. Però il commercio già sta in un momento di sofferenza, diciamo un po' generale, non è solo il commercio a Ischia. E quindi questo ha pesato molto adesso sulle nostre attività commerciali. Confermo, non è che è stato positivo, non c'è stato nessun segnale di ripresa. Confermo. Per i cosiddetti sport minori mancano le strutture. A sottolineare le tante difficoltà interviene il presidente della Polisportiva Futura, Andrea Barone. La situazione è complessa, non troviamo riscontro nella disponibilità delle strutture pubbliche, dobbiamo quindi per forza ricorrere a quelle private. Ascoltiamo. Andrea Barone, presidente della Polisportiva Futura qui a Procida. Andrea, la situazione per voi era complessa per tutta una serie di motivi logistici. Come si presenta oggi? Continua a presentarsi complessa anche con il nascere di questo nuovo anno sportivo, dove abbiamo ampliato l'offerta per quanto riguarda il calcio al 5, avviando una scuola calcio al 5 con diversi settori giovanili,
ma purtroppo non troviamo riscontro nell'ospitalità, nelle strutture locali. Infatti continuiamo a rivolgerci verso strutture private, e per quanto riguarda invece il settore di avviamento allo sport e del basket siamo costretti a una sistemazione nelle palestre della scuola media e della scuola elementare, che non sono per nulla adeguate come standard ai livelli dei campionati CONI, e difatti per il basket siamo ancora costretti a giocare sulla terraferma, e attualmente siamo in grossa difficoltà perché non abbiamo trovato una struttura che possa ospitare i nostri campionati. Vi sentite un po' figli di un dio minore? Siete definiti un po' sport minori, ma vi sentite anche figli di un dio minore? Alle volte è brutto dire questa cosa, però in realtà è proprio così che ci si sente. A Procida la maggiore attenzione è sempre rivolta verso il calcio, e poco si è pensato a quelli che sono detti gli sport minori, che vengono lasciati un pochino alla passione di noi, che da anni, ormai da 20 anni, ci prodighiamo, specialmente abbiamo iniziato col basket e poi con il calcio a 5, a portare avanti un discorso di sport sano, ma che è sempre più difficile per motivi logistici che stanno diventando davvero insostenibili. Viene chiamato il killer silenzioso perché non dà nessun segnale a chi ne soffre, ma fa danni veramente seri al nostro organismo. Uno stile di vita disciplinato, una dieta sana, il movimento possono mantenere lontano lo spettro del colesterolo alto, ma c'è anche da fare i conti con la genetica. La familiarità è infatti un dato molto importante da non sottovalutare. Sull'argomento abbiamo ascoltato il dottor Carmine Barile. Vediamo. Viene chiamato il killer silenzioso, il colesterolo è, diciamo, un po' anche legato forse al nostro stile di vita. Adesso ce lo dirà il dottor Carmine Barile, al quale chiedo se c'è un'incidenza molto frequente nella popolazione, nella nostra popolazione, e quali sono gli esami da fare per stabilire se si soffre di colesterolo. Sì, indubbiamente il colesterolo è uno tra i killer, come l'ipertensione. Quindi noi abbiamo purtroppo la glicemia, quindi il diabete, il colesterolo, abbiamo delle sostanze che circolano nel nostro sangue che sono fondamentali per la vita. Senza zucchero si muore, senza colesterolo le membrane non possono essere fatte, quindi la cellula morirebbe, quindi non si potrebbero riprodurre e così via. Quindi sono delle sostanze fondamentali per il nostro organismo, per la nostra crescita, ma sono anche delle sostanze che, se in esubero per tot numero di anni e se associata ad altri fattori, quale l'ipertensione, il fumo, lo stile di vita, sicuramente incidono in modo enorme per creare delle patologie che sono appunto le cardiovascolari in primis, le cerebrovascolari e quindi tutte quelle che sono inerenti allo benessere di un soggetto. Quindi ad Ischia, mi dicevi, ad Ischia indubbiamente non siamo a livello americano, nel senso cibo spazzatura, a Ischia si mangia ancora ad hoc o DOP o a chilometro zero, però certamente le abitudini della sedentarietà e le abitudini di mangiare molta carne, molto burro, molti latticini, il muoversi poco sicuramente incide, ma ancor di più incide la familiarità. Per cui tu dicevi come vederlo. Innanzitutto, se in famiglia ci sono stati soggetti che hanno avuto un infarto, specie in età giovanile, parlo dopo i 30-40 anni, sicuramente in quella famiglia ci sarà un colesterolo aumentato. Quindi bisogna utilizzare prima delle norme igieniche per farlo diminuire. Laddove questo non dovesse bastare, ci sono altri fattori, indubbiamente prendere le medicine per far abbassare il colesterolo. Perché? Perché il colesterolo, attraverso tutta una serie di meccanismi dell'infiammazione delle arterie, tende a creare prima l'ispessimento e poi la cosiddetta placca, quindi che va a ostruire il vaso, quindi l'arteria, e a non portare più sangue in quel punto. Se poi il soggetto è un obeso, fuma e fa tante altre, diciamo, cose poco igienicamente poco sane, a Ischia dovremmo imparare tutti a camminare a piedi, no?
abbiamo un'isola, poco smog, rischi quasi zero di poter essere investiti o di poter andare sotto un treno, un tram, voglio dire, quando non possiamo camminare, dovremmo camminare sempre, quello sicuramente aiuta la circolazione, riduce il rischio. E il colesterolo, comunque dicevo, là dove ci sta una familiarità e vediamo che i nonni ce l'hanno, mamma ce l'ha, papà ce l'ha, sicuramente l'avremmo anche noi. A quel punto cosa fare? Provare il colesterolo totale, poi vedere il colesterolo buono, che è una sottofrazione, si chiama LDL colesterolo, HDL colesterolo, e il colesterolo cattivo, che è quello invece che si va a attaccare alla parete e quindi crea la placca, e a quel punto crea il problema di tipo cardiovascolare. Siamo alla pagina sportiva, il calcio, campionato di eccellenza, giocherà in casa il Real Forio. Domani alle 14.30 al Salvatore Calise i biancoverdi ospiteranno il Savoia. Esordio in campionato per mister Impagliazzo, che è subentrato nei giorni scorsi a Flavio Leo. Ascoltiamolo. Siamo qui con mister Impagliazzo del Real Forio. Mister, siete qui da meno di una settimana. Avete già affrontato una partita in Coppa Italia, avete fatto 3-3. Come avete trovato la squadra? Come ho trovato la squadra? Non è facile dire come ho trovato la squadra, è una squadra che comunque viene da dei risultati negativi e lo dimostra la classifica. Se non ci fossero stati questi risultati negativi, lo stesso Franco Impagliazzo non sarebbe stato chiamato, perché giustamente se una squadra fa bene un altro allenatore non può subentrare a chi sta facendo bene, ma non per addossare delle colpe a chi mi ha preceduto, Flavio Leo, che è mio carissimo amico, ma perché le cose nel calcio in un determinato modo vanno in questa direzione. Certamente non si possono mandare via 20 ragazzi, ma è preferibile allontanare l'allenatore quando delle risultanze che ti dà il terreno di gioco non vengono messe in atto. Domani arriva il Savoia, come avete preparato la partita? Come ha preparato? Noi veniamo da... Io sono arrivato qua martedì, abbiamo fatto un allenamento e lì domani siamo andati a giocare una partita di Coppa Italia. Ieri abbiamo fatto una seduta di scarico e oggi dobbiamo fare la seduta di rifinitura. In questi due giorni non possiamo nemmeno fare più di tanto di quello che poi è consono fare in un'intera settimana di lavoro, quando hai il tempo materiale a disposizione per preparare determinate partite. Abbiamo anche degli infortunati, quali Di Dato e Giovanni Calise. Di Dato non ha preso parte alla partita di mercoledì e ha ancora forte mal di schiena e non so se poterlo utilizzare domani. Giovanni Calise ha preso un pestone, ha un piede gonfio, e comunque abbiamo dei giocatori che comunque dovessero venire in campo, comunque avranno delle deficienze a livello fisico, perché comunque hanno dei traumi abbastanza seri. Secondo lei, così come la squadra si può salvare o ha bisogno di alcuni innesti? Guarda, se una squadra dopo 8 partite tiene un solo punto, significa che qualche deficienza c'è. Io sono subentrato da 3 giorni, voglio anche entrare un attimino nel vedere dov'è che si possa eventualmente sopperire, ma sicuramente questa squadra a dicembre necessita di qualcosa, perché altrimenti è inutile cambiare l'allenatore quando poi se gli interpreti che dello spartito sono sempre gli stessi. Lo possono conoscere in determinato modo, però qualche lacuna la tengono e quindi qualche ruolo bisogna intervenire. Oggi come oggi non so dove poter intervenire, ma sicuramente bisogna intervenire. Le altre gare delle isolane, sempre in eccellenza, il Barano di mister Bilone Monti giocherà domenica mattina alle 11 in trasferta con la Fragolese. In promozione il Mondo Sport domani sabato ospita al Rispoli di Ischia il quarto grado, fischio d'inizio alle 14.30. Il Procida invece è atteso domenica mattina sul campo del Ponticelli. Infine in prima categoria partita casalinga per il Lacoameno, che domenica pomeriggio ospiterà la Boys Pianurese. E gara in trasferta invece per la Rinascita Ischia, che giocherà sempre domenica pomeriggio contro l'Umberto Marino. Daniel Mazzella, classe 88, attaccante, ha firmato il tesseramento che lo legherà per questa stagione sportiva alla Rinascita Ischia Isola Verde. Altro ischitano con esperienza in serie superiori che la società mette a disposizione del tecnico Isidoro Di Meglio.
Questa sera, dopo il telegiornale, l'appuntamento settimanale con la trasmissione Procida, ne parliamo al bar. L'argomento trattato in questa puntata è la questione dell'ospedale. Ne discutono al bar Cecilia Costagliola e Michele Romano. Seguirà uno speciale sulla terza edizione di Ischia Dream Run, la gara podistica che si è svolta domenica scorsa sul circuito tra Casamicciola e Forio. Domenica prossima si terrà fuori una giornata all'insegna della solidarietà per i terremotati di Casamicciola Acquameno. Si intitola San Martino, Amore e Vino, organizzata dall'associazione Actus Tragicus, e prevede un itinerario enogastronomico con stand di cose buone da mangiare e una mostra fotografica a cura dell'associazione Arte e Mestieri. Vediamo il servizio. Titola San Martino, Amore e Vino, la giornata di solidarietà nei confronti delle persone terremotate di Casamicciola e Acquameno, che si terrà a Forio. Tra gli appuntamenti una mostra fotografica organizzata dal Comitato Arti e Mestieri. Allora, qual è il programma della giornata, Raffaele Di Maio? Sì, nell'ambito appunto di questa manifestazione, che sarà, diciamo, un percorso gastronomico organizzato dall'Actus Tragicus e a cui partecipano varie associazioni, noi come Comitato e Messiere, oltre a uno stand gastronomico, abbiamo pensato anche di allestire una mostra fotografica, diciamo, fatta con foto di artisti che dopo il terremoto si sono recati sui luoghi disastrati. E quindi ci sono aspetti, diciamo, anche di umanità varie, come avrete modo di vedere riprendendo le foto di questi due fotografi. Uno è Antonello De Rosa e Francesco Di Noto Morgera, che hanno proprio immortalato le parti più drammatiche del terremoto. Mentre dall'altro lato c'è una mostra che richiama un po' le varie abitazioni sia prima del terremoto che dopo il terremoto, in modo da confrontare questi due momenti particolari del territorio. Ecco, questa mostra, che tra l'altro si intitola Magnitudo 4.0, sarà visitabile quando? Nell'ambito, apriremo domenica in concomitanza con l'evento gastronomico, da mezzogiorno fino alle 15 di pomeriggio, e poi si proterrà per alcuni giorni in modo da dare alla popolazione anche la possibilità di visionare con più calma questa mostra, che appunto è una testimonianza e una vicinanza alle popolazioni che sono state colpite dal sisma. Domani sabato 4 novembre al Teatro Polifunzionale di Ischia ritorna il premio in aria con lo spettacolo Sono le storie che fanno ancora paura ai mafiosi di Franco Bruno, in scena la compagnia Teatro Oltre di Sciacca. E si terrà sempre domani alle 17.30 presso l'Hotel Re Ferdinando di Ischia la cerimonia conclusiva del 7° premio Professor Francesco Ferrandino, organizzato dalla Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte, per l'assegnazione delle borse di studio relative al concorso per le scuole medie e superiori. Nel corso della cerimonia ci sarà la Lectio Magistralis dell'ingegnere Roger Abravanel. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Forio invitano la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per la commemorazione della giornata della Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si svolgeranno domani sabato 4 novembre. A Panza alle 15 nella chiesa di San Leonardo ci sarà la benedizione delle corone di alloro e la posa presso il monumento ai caduti in via Parroco Leonardo d'Abbundo, e poi a seguire al Milite Ignoto presso il cimitero di Panza. A Forio alle 17 nella Basilica di Santa Maria di Loreto, dopo la Santa Messa, la benedizione delle corone di alloro e la posa presso il monumento ai caduti in piazza Municipio, e a seguire al monumento in onore di Luca Balsofiore in piazza Medaglia d'Oro. Ed ora, come sempre, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Bene, chiudiamo questa edizione del telegiornale, vi lascio quindi alla trasmissione di Procida e a seguire lo speciale di Ischia Dream Run, e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.